Ciao, bentornato nel canale. Oggi riprendiamo la serie delle video reaction, dei commenti e l'analisi dei batteristi più o meno famosi. Voglio proporti una batterista che secondo il mio modesto parere è bravissima. Sto parlando di Sarah Tower, batterista penso di origini indiane con base a Toronto, in Canada. Sarah inizia a suonare prestissimo la batteria, già a 2 anni, e dopo soli 3 anni, quindi quando ne ha 5, inizia già a fare dei concerti. Io a 5 anni non sapevo nemmeno parlare praticamente, quindi lei super precoce. Probabilmente questo era dovuto dal fatto che si ritrovava in una famiglia di musicisti, questo sicuramente ha aiutato tantissimo. Lei è una batterista molto interessante perché ha avuto modo di collaborare con un sacco di artisti di un sacco di generi diversi e questo davvero mi fa impazzire. Suona benissimo il jazz, il latin, gospel, appunto musica indiana, musica world, quindi anche con un sacco di influenze diverse. E io già la conosco perché la seguo nei social network, ho visto qualche suo video, però volevo andare a vedere un video più nel dettaglio, cioè li ho sempre visti un po' non con una mente super concentrata su quello che lei andava a suonare, ma guardando il video in modo un po' più leggero. Invece oggi voglio farlo proprio con voi, nella speranza magari di farvi scoprire una nuova batterista. Come sempre, il video che guarderemo insieme io non l'ho mai visto, è tratto dal suo canale e ho visto sotto nella descrizione che è stato registrato negli studi di Dramio. Ha fatto anche delle lezioni lì e degli altri video in cui suona che vi consiglio di andare a vedere. Quindi andate sia nel canale di Dramio sia nel suo canale di Sarah, difatti siamo proprio qui dentro. Ha ripostato il video Walking the Talk. Vediamo un po' come suona e insomma facciamoci sorprendere, sicuramente sarà bellissimo. Vamos! Ah, così. Bello funk. È una cosa che mi piace di lei, sono le espressioni, espressiva di brutto. Chi mi conosce bene sa che sono un amante del funk. Oh! Yeah! Ok. Prima cosa interessante. Ha iniziato a suonare il Charleston con un accento a quarti prevalentemente. Quindi appunto accentuando. Accentuando i quarti. Adesso è passata invece un'interpretazione diversa perché mette gli ottavi tutti con lo stesso accento. E cambia davvero tanto la resa nel pezzo. Sentite bene, andiamo un po' indietro. Qua c'ha l'accento sui quarti. Ancora, sono andato un po' troppo indietro. Ora. Vedete come cambia. Una piccola cosa gli gira tutto il groove. Il rullante bello tirato. Ancora il Charlie bello dritto. Ok, qua lo stack che usa insieme al cross stick, suona un po' elettronico, diventa un clap. Bello! Il press, figata. Ah, tra l'altro vedete qua c'è un doppio rullante. Questo qua. Ancora più tirato. Figata. Fa proprio groove a palate. Woo!
Tra l'altro, una cosa che mi piace di lei è che è super coinvolta in quello che sta facendo, di conseguenza coinvolge anche chi la sta guardando e ascoltando. Tra l'altro, stavo notando che usa tanto i piatti per fare i colori, eccetera, eccetera, e soprattutto in questo pezzo sta molto su casse rullante, per carità, usa anche i tom, però usa anche degli elementi aggiuntivi per riempire il groove, o appunto questi accentini. C'ha il secondo rullante un po' più aperto, c'ha gli stack per appunto andare a farcire quello che è il cross stick per fare questo effetto clap o rullante elettronico, un sacco di piatti particolari che secondo me, come li usa lei, sono veramente molto belli. E comunque bello groovy, eh? Cioè non è che sta facendo delle robe fuori di testa, gospel chops a chiodo. Anzi, 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 questo pezzo mi piace davvero tanto, non solo perché funk, bello groovy, ma anche per come lo sta interpretando lei, senza strafare davvero. Ancora lo stack, vedete qua, usato come un rullante sul 2 sul 4, qua. No, questa è una figata. Ascoltiamolo, ascoltiamolo. Ah, questa è una figata. Questo effetto qui, semplicemente si tende a spostare il Charleston di un sedicesimo, di una terzina, a dipendenza del groove che si sta suonando. Addirittura lei fa anche l'apertura. Ovviamente non è evidente da fare, soprattutto perché si ha la tendenza poi di spostare anche i colpi dopo. Invece bisogna fare molta attenzione. Se fatto bene, ha una resa incredibile. A me piace tantissimo. Poi come lo fa lei con questa apertura, una figata. Adesso giuro, andiamo avanti. Super musicale, eh. C'è una faccia troppo simpatica. Solo di chitarra. Apri un po'. Anche l'uso delle dinamiche viene molto dal Charleston. Se è chiuso o aperto. Oh! Tu! Ora l'uso degli stack. Qua apre sul ride. È solidissima nel groove. Oh! Figata. Super elegante anche nelle ghost notes. Ovviamente quando c'è da fare le cose toste le fa, eh. Doppio rullante. Apre ancora. Si svuota solo con uno stack. Piccoli dettagli. Te che grande, ragazzi. Io sono veramente estasiato. Cioè, veramente
una delle mie batteriste preferite, non donna in generale, cioè veramente mi piace molto il suo modo di suonare, poi in alcuni contesti è molto più esuberante, ma è bello anche quello perché c'è un sacco di energia e te la trasmette anche te come spettatore, e questo secondo me per un musicista è fondamentale. Comunque, se andiamo ad analizzare velocissimo il suo set di batteria, c'è abbastanza, cioè abbastanza folto per certi versi. Comunque, se andiamo a vedere, la base è quella, perché un rullante cassa due tom e timpano. Dopodiché ci sono tutti questi colori che si possono aggiungere: un crash, un ride, un secondo crash, un altro crash. Sono tutti degli hoche, hanno comunque degli effetti. Diciamo, sono dei piatti che vanno tra un crash e un china, sono un po' più contenuti di un china, lo uso anch'io. C'è appunto degli stack con degli splash, degli splash anche piccolini, cioè veramente è molto variato. C'è anche una parte elettronica qui sopra, lei usa Yamaha, quindi usa Yamaha ovviamente anche per le parti elettroniche. Secondo rullante, qua c'è un altro tamburo che non ho capito se è un altro rullante accordato in modo diverso. Comunque, c'ha un set molto variegato che gli permette di avere un sacco di suoni interessanti che secondo me si sposano bene, ad esempio, con un brano tipo questo. Ovviamente anche l'accordatura del rullante così alta si sposa bene con un pezzo funk di questo tipo. Magari in alcuni contesti la sentiamo con un suono anche un po' diverso e ci sta, un batterista deve sapersi anche adattare al contesto in cui sta suonando. Comunque ragazzi, una bomba, Sarah Tower, bravissima, grande, devo dire che vi consiglio davvero tanto di andarla a seguire nei suoi social network perché fa un sacco di cose interessanti, pubblica post molto, molto belli e coinvolgenti anche quando suona, è simpaticissima tra l'altro, a me fa spaccare da ridere e niente, quello che mi sento di dirvi, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like per supportarlo, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo. E tra l'altro vi dico che anch'io sono su Instagram, nel caso vogliate rimanere aggiornati più sul quotidiano su quanto faccio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!